Benvenuti a un nuovo appuntamento con il punto, come sempre pronti ad approfondire temi politici e amministrativi dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Salutiamo gli ospiti di questa puntata, Marco Squarta, Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari. Salutiamo Giacomo Leonelli del Partito Democratico che è il presidente della commissione comunemente chiamata Antimafia, ma sarebbe una commissione di inchiesta, analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossicodipendenze. Eh, con loro parleremo di argomenti di estrema attualità, a partire dalla legge anti-omofobia, una proposta di legge eh, che vede anche la firma di Giacomo Leonelli, che ha avuto ed ha un lungo iter e sembra non riuscire ad arrivare a compimento eh, nell'ultima seduta del Consiglio regionale a un certo punto è mancato il numero legale quindi l'atto è stato rimandato alla prossima seduta di eh, martedì sarà un passaggio decisivo questo Lonelli è ah, un passaggio importante perché noi l'abbiamo messo nel nostro programma elettorale sapendo che è un uh, fatto non banale che avrebbe anche diciamo mobilitato un po' d'opinione pubblica. Di fatto da quando io sono in Consiglio regionale è sicuramente la legge che ha suscitato più attenzione dal punto di vista dell'opinione pubblica, delle manifestazioni e via discorrendo. Quindi, ripeto, sapevamo che era un argomento delicato, purtroppo devo dire molto suscettibile di strumentalizzazioni. Noi pensiamo che questa sia una legge che aumenta i diritti di qualcuno e non ne comprima altri, questo è l'elemento di fondo. Eh, devo dire che, eh, comunque, nonostante le difficoltà, la vicenda della norma finanziaria della, eh, del Consiglio precedente è stata superata. È stata superata quindi diciamo, eh, è pronta per la discussione. Abbiamo anche avviato la discussione, quindi direi che un elemento positivo nella discussione di martedì c'è stata: nel senso che abbiamo avviato la discussione. Per la prima volta dopo dieci anni di promesse questa legge ha iniziato il Twitter in aula. Eh, e non mi sembra un fatto banale. Dopodiché sul numero legale noi sapevamo che la mattina avremmo avuto delle difficoltà perché eh, la, in particolare la, presid la Presidente Marini era eh, fuori eh, a Palazzo Chigi per le, le vicende legate al terremoto e insomma, se eh, il centrodestra avesse fatto la sua legittima tattica di assentarsi ci saremmo trovate in difficoltà con eh, il numero legale e eh, questo è accaduto. L'alternativa era rinviarla del tutto un'altra volta, così almeno abbiamo iniziato l'iter che proseguiremo il 4, il 4 aprile. Quindi, ripeto, oh, le assenze di martedì non sono assenze strategiche. Perché è mancata la Presidente Marini che peraltro ha anche messo oh, con il suo emendamento le risorse per finanziare Quindi, la legge vediamo dopo infatti. Dire Quindi, cioè, non, è non sono state assenze strategiche, questo ci sentiamo ridire. Di eh, al tempo stesso sappiamo bene che è una legge che anche per quello che è un po' la mobilitazione che è avvenuta in questi giorni sicuramente è una legge delicata che avrà un suo eh, confronto serrato in aula. Squarta, lei che farà su questa legge? L'ha annunciato più volte, insomma, no? anche in aula. Diceva Leonelli prima il centrodestra e anche eh, il Movimento 5 Stelle non ha mantenuto il numero legale. Erano eh, consapevoli insomma, che mancavano eh, tre consiglieri, per cui non c'era se, se le opposizioni eh, fossero uscite. così è stato. Ma, vede, ehm... Io ovviamente sono contrario e combatto ogni tipo di discriminazione sessuale, per certi versi ho dato anche un'apertura nel momento in cui era stata presentata la legge perché credo che sia giusto combattere appunto le discriminazioni nei confronti di gay, eh, omosessuali e transessuali, però il problema di questa legge che è una legge eh, fondamentalmente inutile perché se passa non combatte nessun tipo di discriminazione sessuale perché dice solo Bisogna evitare discriminazioni sessuali, formare il personale, cosa che già prevede la Costituzione, quindi non è che preveda chissà cosa, è una legge che in alcuni passaggi vediamo se saranno tolti formalmente con degli emendamenti, prevedeva la possibilità nelle scuole di ogni ordine grado di poter spiegare identità di genere a dei bambini, cosa che per me è assolutamente inaccettabile, e quindi una legge fondamentalmente ideologica. Che non combatte queste discriminazioni. Ecco perché ho detto, ci sono tante discriminazioni presenti nella nostra regione. Bambini che vengono massacrati con forme di bullismo in ogni contesto sociale, disabili, abbiamo visto ca dei casi in cui addirittura le scuole non accettano bambini autistici. Quindi ho detto facciamo una legge seria contro tutte le discriminazioni. Purtroppo questo appello è stato rigettato, quindi arriveremo martedì ad una legge inutile che non produrrà nulla se non dare 50.000 euro. Non si sa quale tipo di associazione per le finalità della legge che dicevo Poc'anzi e che non produrrà assolutamente niente. Se queste sono le priorità de della nostra regione, noi abbiamo avuto un caso anche ieri clamoroso di una signora di Umberti con una malattia rarissima, che ha difficoltà motorie nel parlare, nel aprire le palpebre, che non ha nessun tipo di riconoscimento da parte della nostra regione. Abbiamo casi di questo tipo. Pensiamo se la priorità è quella di fare una legge che non combatte l'omofobia perché non produce niente, se non dare 50.000 euro. Allora, ah, praticamente le Swarta Leonelli dice prevediamo più risorse per diciamo, il, il comparto socio-sanitario, no? possiamo definirlo così invece. Lei che risponde su questa? Ah, rispondo che il tema delle risorse secondo me è un alibi, nel senso che noi abbiamo messo 12 milioni di euro contro le povertà per il reinserimento nel mondo del lavoro, siamo stati la prima regione a sperimentare il reddito di inclusione, abbiamo già uh, circa mille casi di persone e famiglie che hanno... Fatto appunto accesso a questo tipo di risorse, per cui non è che possiamo essere tacciati come coloro che si voltano dall'altra parte quando c'è il disagio sociale. Questa è una, è una legge che chiaramente non condivido quello che dice Squarta. Prima di tutto, non è una legge ideologica, perché prevede anche delle misure concrete per l'inserimento, il reinserimento, per esempio, nel mondo del lavoro dopo la discriminazione. Nelle scuole non è che si, si tende a spiegare. Quello che lui diceva si tende a educare i ragazzi fin dall'età, peraltro, solo scuole secondarie, alla cultura della non discriminazione. Quindi, che è diverso un po', insomma. Sì, che è diverso. Quindi, ripeto, non è quello che chiaramente io non condivido il suo teorema. Ehm, Prevediamo anche delle cose concrete, come per esempio un osservatorio che monitori i fenomeni di discriminazione sull'orientamento sessuale nella nostra regione, insomma tante cose concrete, oltre che a principi appunto come quelli della cultura della non discriminazione e sicuramente anche la diffusione di questa eh, cultura della non discriminazione purtroppo ancora presente. Eh, nel nostro paese ci rendiamo conto ogni giorno. Insomma, se un allenatore di Serie A dice all'altro anziché un insulto comune, gli fa un insulto omofobo, come è successo per esempio l'anno scorso in una partita di calcio, evidentemente eh, c'è ancora molto da fare sulla discriminazione. Guarda, chiudiamo con lei questo argomento, poi ne apriamo un altro. Non c'è accordo, mi pare chiaramente su questo o su argomenti così. Poi quando si parla di argomenti che toccano sensibilità individuali, insomma spesso si va oltre anche alla stessa appartenenza politica in questo caso insomma siete contrapposti no? a, livello, a livello politico. No, non è così perché ripeto non c'era bisogno di una legge, oggi abbiamo una Costituzione che prevede di combattere ogni tipo di discriminazione, ci sono tantissime discriminazioni, veramente il bullismo l'abbiamo visto anche ieri un fatto di cronaca, ogni giorno ce n'è una, però qui era necessario che il Partito Democratico... Diciamo, rispondesse alle promesse elettorali fatte da alcune associazioni eh, a tutela di, diciamo, di gay, omosessuali e transessuali, perché abbiamo visto poi che eh, il problema è tutto qui, e con una legge che, ripeto, anche tantissimi gay che conosco e verso i quali ho grande rispetto e ho anche una mentalità molto aperta diciamo, rispetto anche alla cultura politica dalla quale provengo. Nei confronti di gay, omosessuali e transessuali, dicono che è un po' mettere una bandierina geologica della sinistra su una legge che veramente basta leggerla per capire che non sortirà alcun effetto. No, allora, una sì, io prego. lo ripeto, dal, da domani sono disponibile a ragionare su una legge, eh, sulle altre discriminazioni, eh, dal bullismo in poi. Però questo ragionamento sul benaltrismo, per cui questa legge non va affrontata perché ci sono ben altri problemi, eh, allora, mi, mi sembra un ragionamento poco convincente. Allora, eh, parliamo di un altro tema che è caro a tutte e due, un tema che poi è caro alla classe politica in generale, seppure con dei distinguo, è l'ambiente. Eh, chiaramente, quando si parla di ambiente, si parla di salute, si parla eh, del, de, de, di, di territori insomma, che possono essere più o meno messi in difficoltà. Si parla di inceneritori di Terni, eh, ma si parla anche della Valnestore e di altri argomenti. Io parto da lei, Squarta. Spesso lei è intervenuto sull'argomento Valnestore, sulla questione Valnestore, un po' meno, devo dire, sugli inceneritori di Terni. Ma in Umbria, com'è la situazione ambientale? Perché poi questa Dovrebbe essere l'Umbria verde, no? È una situazione che secondo me non è verde come noi diciamo essere l'Umbria il cuore verde d'Italia, perché ci sono dei casi, anche recenti fatti di cronaca, che hanno un po' portato alla ribalta la situazione in essere. Per quanto riguarda gli inceneritori, noi abbiamo contestato come centrodestra, o quantomeno cercato di avere chiarezza sulle procedure in essere per questi due inceneritori soprattutto sull'impatto ambientale che possono continuare ad avere e abbiamo visto anche la latitanza soprattutto del comune di Terni, del sindaco di Terni, dell'amministrazione di sinistra guidata appunto a, a Terni. Eh, discorso diverso è il discorso sulla Valnestro e io ho iniziato tutto quanto con una mia interrogazione eh, un anno fa perché noi volevamo sapere cosa ci fosse sotto i terreni famosi di quella zona, tra Trapecaro e Tapanicale. Ad oggi ci hanno detto che eravamo visionari. Eh, Abbiamo appreso da, da diversi mesi che c'è un'indagine della magistratura, quindi, io, ovviamente, noi abbiamo io ho fermato almeno ogni tipo di atto ispettivo competente nel consiglio regionale perché è giusto che la magistratura indaghi. Noi confiniamo nell'operato della magistratura e vogliamo sapere cosa c'è sotto i terreni della Valnestore perché abbiamo visto, in base anche a delle. Eh, importante segnalazione della gente del territorio, vedere delle cose abbastanza sconcertanti, oltre un tasso di morti e di ammalati per tumore oggettivamente molto alto. C'è l'indagine della magistratura e noi aspettiamo. Per quanto riguarda eh, la questione ambientale, quindi purtroppo, c'è cioè, fortunatamente è una regione verde, però eh, i pericoli di inquinamento che riguardano non solo gli inceneritori, non solo la Valnestore Voglio pensare anche ad altro che ora dovremmo, passeremmo minuti e minuti, determinano un'attenzione importante per cui la classe politica regionale deve porsi. Oltre poi alla questione dei rifiuti, che insomma la vediamo qual è, insomma, che è abbastanza, eh, diciamo, non dico drammatica come Napoli, ma insomma abbiamo una delibera molto chiara della Giunta regionale che dice che entro il 2020 tutte le discariche della regione saranno piene. Quindi dopo il 2020, oggi l'attuale sistema impiantistico... Fatto in questi ultimi dieci decenni di, di, di sinistra che ha governato la regione è saturo. Che vogliamo fare? Allora, Leonelli, se c'è un ambito che muove i cittadini, poi organizzati in comitati, eccetera, è proprio quello dell'ambiente, chiaramente, no? Per cui eh, chi sta eh, al governo di un comune, di una regione, comunque deve far conto anche con queste situazioni. Come vede lei questo? Innanzitutto, da Umbro, è giusto che eh, rispetto a quello che è il nostro DNA, Umbra Cuore Verde, ci sia una grande attenzione dell'opinione pubblica su questi temi, quindi su questo io quando, quello, rispetto a quello che lei diceva dei comitati è una cosa che ritengo giusta e, e legittima. Eh, è un tema dove però va detta una cosa, che le leggi sono cambiate moltissimo negli ultimi 20-30 anni, rispetto per esempio a tutta la vicenda delle discariche, rispetto anche alla vicenda della Val Nestore, oggi le prescrizioni che ci sono... Sono totalmente differenti rispetto a quelle che c'erano 20-30 anni fa. E purtroppo noi ereditiamo anche delle situazioni che chiaramente si sono accumulate negli anni, cioè la vicenda di Terni non eh, nasce oggi, e peraltro c'è un altro elemento dove la discrezionalità della politica, come è emerso anche negli ultimi giorni, è molto limitata no? rispetto a un quadro di autorizzazioni, rispetto a un quadro di percorsi eh, normativi, delle conferenze dei servizi e, e via discorrendo. Per cui. La politica deve sicuramente programmare, oltre che intervenire dove può. Eh, su questo concordo con quello che dice Squarta, c'è cioè, eh, il problema della programmazione sul tema della gestione dei rifiuti, ehm, oltre che chiaramente su tutte le partite dell'ambiente. Noi abbiamo troppi gestori, per esempio, in Umbria. Troppi gestori non creano chiaramente un'economia di scala, secondo me soddisfacente, e creano anche una difficoltà di governance delle, delle situazioni. Veramente, in un raggio di 15 km di distanza tra, tra 3-4 comuni, noi rischiamo di avere 3-4 gestori eh, diversi. Insomma, è una situazione che va governata, purtroppo eh, speravamo che le leggi nazionali ci dessero una mano in più, eh, il venir meno del decreto Madia che è stato impugnato alla regione Veneto ha tolto degli strumenti per cui dobbiamo un po' ripartire dalla casella di partenza, perché uno degli elementi del nostro programma è la semplificazione anche del tema dei gestori, però qualcosa abbiamo fatto, per esempio l'Aure, quindi l'abito unico regionale, quindi su una gestione di governo Complessiva e, e diciamo regionale, certo, c'è ancora molto da fare. Sul tema delle emergenze, quello che si può fare deve essere fatto. Sapendo che, però, appunto, i margini della discrezionalità della politica rispetto a autorizzazioni avute, rispetto, a, è comunque eh, ad oggi su alcuni segmenti limitato. Dopodiché, eh, sul resto, in particolare sulla vicenda anche della Val Nestore, anch'io sono d'accordo che dobbiamo aspettare le indagini. Forse, secondo me, l'opinione pubblica e qualche mass media ha, ha criminalizzato un po' troppo presto un territorio. Mica peraltro, perché poi si, se si dovesse vedere che magari... Eh, Magari quello che si pensava di eh, realmente eh, nefasto e drammatico, non c'è o non c'è in quelle dimensioni, comunque la tra virgolette criminalizzazione di quel territorio sì. già c'è stata. Per cui ecco, ma questa è una valutazione politica. Sulle questioni concrete, io per esempio sono stato anche promotore di un ordine del giorno che ha trovato tra l'altro anche eh, la condivisione del Movimento 5 Stelle sul tema della Val Nestore che abbiamo votato in Consiglio regionale, che ha introdotto anche quello che è il tema di una responsabilità eventuale per esempio di Enel che notoriamente ha gestito eh, le centrali in quel territorio da tanti anni a questa parte dove dovessero chiaramente eh, emergere delle criticità legate all'inquinamento. All Guarda, Leoneri ha parlato un minuto e oltre più di lei quindi se vuole rimettere a posto il minutaggio può, se vuole ribattere su, no, su questo su no, quest argomento no, no. Su questo diciamo anche perché poi lui è di una generazione un po' come la mia, venuta dopo Diciamo, ai fatti oggetto cioè. diciamo, della disamina anche dalla magistratura, quindi da questo punto di vista c'è stata anche in alcuni passaggi una sorta di convergenza, perché tanto parliamo con, di temi, quelli della salute dei cittadini, che io ritengo debbano superare le distinzioni politiche, quindi debbano essere rivolti eh, diciamo, esclusivamente al bene dei cittadini delle zone coinvolte. Allora, eh, entriamo in un argomento che conoscete bene entrambi, in particolar modo Leonelli perché è il Presidente della Commissione Antimafia. Ci fa un po' il punto della situazione dell'Umbria. Lei ultimamente ha ascoltato in audizione diversi soggetti no? che poi gestiscono, se vogliamo, tra virgolette, la, la, la sicurezza eh, nel territorio. Com'è la situazione? La situazione è quella che dobbiamo mantenere la, la guardia alta, anche se questo non significa che c'è emergenza. Oggi, per esempio, abbiamo avuto un'audizione con i rappresentanti delle categorie economiche, è venuta per esempio. La rappresentante di un'organizzazione eh, rappresentativa dell'agricoltura ci dice che la provincia di Perugia e la provincia di Terni sono al 92 e al 96 posto diciamo, tra le 106 italiane eh, rispetto a fenomeni di eh, infiltrazioni sul segmento delle agromafie quindi diciamo, legate all'agricoltura. Per cui ci sono ancora delle situazioni... Importanti in Umbria che fanno sì che eh, chiaramente eh, le infiltrazioni vengano un po' respinte anche dal contesto sociale. Eh, purtroppo però c'è il rischio di una regione che ha subito la crisi economica eh, probabilmente più di tanti altri territori, come ci dice l'Istat, e su questo è una regione appetibile per eh, capitali di dubbia provenienza, perché è chiaro che se magari arrivano capitali che vengono a rilevare eh, imprese o attività in crisi. Eh, purtroppo il rischio di infiltrazione Soprattutto su sì. questo segmento c'è Dopodiché noi continuiamo il nostro lavoro Il 6 aprile parte l'osservatorio eh, Contro la criminalità organizzata Che siamo un po' la prima regione in Italia A mettere insieme un pool Tra associazioni che si occupano di questo Associazioni di categoria Membri eh, dei comuni eh, Oltre chiaramente i membri della commissione Per monitorare e tenere un occhio oh, ben, Un faro Ben puntato su queste su queste questioni e, e proseguiamo con la nostra attività anche rispetto alle vicende giudiziarie. Noi, per esempio, siamo grazie alla richiesta della nostra commissione, ci siamo costituiti nel primo processo contro la criminalità organizzata in Umbria, appunto, ci siamo costituiti parte civile, per cui, diciamo, cerchiamo un po' di portare avanti il nostro lavoro. La sintesi è guardia alta, non c'è emergenza, ma è chiaro che, appena si abbassa la guardia, il rischio che chiaramente. Eh, le infiltrazioni si eh, inneschino anche nel nostro sistema, è più alto. Poi le faccio un'altra domanda che riguarda il gioco d'azzardo, se, se ha novità, sì. anche in questo. Squarta, eh, sull'attività della commissione, io non ne faccio parte. Non... Eh, sì, vabbè, però lei diciamo, oh, vive, vive la realtà da, da, da politico, ma anche sì. da cittadino. Che poi lei è di Perugia, per cui diciamo che eh, ci si rende conto no, anche di quello che, che può accadere intorno. No? Sì, no, ovviamente sono tematiche che, ripeto, secondo me sì, la politica su questo c'è una visione un po' particolare, eh, può incidere, però eh, anche lì è il compito delle forze dell'ordine e della magistratura. Non spetta a me dire se oggi c'è un'infiltrazione mafiosa in Umbria eh, perché non ho le, diciamo, le capacità, o soprattutto non ho la cognizione di poterlo. Sostenere, lo possono dire sicuramente il questore, il prefetto, lo può dire il capo dei carabinieri, lo può dire il procuratore generale come è venuto in convenzione. La percezione è che lei. sicuramente non è che eh, sia anche lì il cuore verde eh, d'Italia. Secondo me, visti i fatti di cronaca che ci sono state, anche recenti indagini giudiziarie importanti, c'è la mafia anche qui sotto varie forme, la guardia va tenuta alta. La politica deve cercare di eh, ogni qualvolta, credo che il compito più importante del politico qualsiasi, a qualsiasi livello eh, di ruolo rivolga, è che nel momento in cui abbia la percezione di, avere, di entrare in contatto, perché noi politici eh, incontriamo quotidianamente eh, decine e decine di persone, secondo me il ruolo del politico è nel momento in cui viene a contatto con determinate realtà, quello ovviamente di segnalarlo alle competenti autorità di natura giudiziaria. Eh, competenti, quello, quello che può fare secondo me il politico, perché poi anche oggi come ci sono stato ovviamente ci vengono, abbiamo ricevuto delle associazioni di categoria che ci segnalavano i problemi in questo tipo, sì la politica che può fare è importante denunciare, quindi secondo me è un ruolo importante che devono avere anche altri organi. Lionelli, una delle piaghe attuali è chiaramente la ludopatia, che ha un costo poi anche per il sistema sociosanitario della regione, no? è una delle dipendenze, insomma che costa non poco. Ecco, su questo eh, siamo un po' verso un miglioramento oppure rimane comunque una situazione di estrema gravità e di emergenza? Ma eh, rimane una situazione purtroppo di emergenza. Ora, va distinto quello che è il fenomeno della illegalità rispetto sì, al sì. fenomeno della legalità. Eh, dopodiché non le nascondo che anch'io personalmente magari è un tema che fin tanto che non ci sono entrato a contatto direttamente... Eh, sottovalutavo dopodiché qualche giorno fa è venuta da me una persona disperata perché il figlio eh, laureato diciamo quindi che poteva certo. fare benissimo un altro poteva avere benissimo o uno sviluppo o sicuramente fare, ma sì. insomma poteva benissimo mm. avere uno sviluppo anche con dei buoni titoli ma quindi poteva avere benissimo uno sviluppo della propria vita professionale no? anche diciamo eh, importante e più che dignitoso è caduto in questo vortice ha tirato dentro ovviamente tutta la famiglia in questo caso oh, fortunatamente per quella famiglia diciamo le risorse economiche c'erano eh, ma immagino se una cosa del genere succede a una famiglia più debole a una famiglia di, di lavoratori eh, normali quindi ripeto è una piaga sociale che c'è ora eh, è in discussione un atto so che c'è stata un'audizione in commissione, non è la mia commissione per cui non faccio parte di quella commissione però eh, c'è stata un'audizione eh, ho parlato con la consigliera Casciari che è peraltro la proponente e quindi l'intenzione è quella di, di lavorarci, di portarla avanti sapendo che eh, chiaramente non va sottovalutato e guardi lo dico da uno che prima che entrasse diciamo, a diretto contatto con situazioni di questo tipo eh, forse anche io lo sottovalutavo, ma invece è una cosa che veramente rischia, rischia di portare in un vortice, dove, ripeto, poi il profilo della illegalità le volte spesso neanche c'è, ma è un profilo sociale che è drammatico. rischia di essere Diciamo drammatico. che, che viaggia il confine tra l'una e l'altra. Sì. No? perché poi l'indebitamento per il gioco d'azzardo ah, certo. oppure anche Se per il gioco coperto, legale, certo. ti può portare è in certamente. mano ad altri soggetti certo. che fanno parte esatto. dell'altro eh. dell ambito. Squarta, Beh, qui la politica secondo me deve avere vari ruoli perché nel momento in cui sappiamo tutti che dal gioco lo Stato ricava tanti di quei soldi, che è quasi più di una finanziaria e quindi lo Stato ha la necessità di reperire quelle risorse, io credo che la politica debba essere chiara su questo aspetto. Sì, si può arrivare a regolamentare gli orari di questi giochi, diciamo, luoghi in cui si giocano con queste, tra macchinette, si può stabilire delle distanze dalle scuole, da certi di aggregazione giovanile, si può fare tutto. Però è importante che anche qui ci sia la prevenzione e la cultura da impartire a chi gestisce questi locali, che soprattutto quando ci, ci, ci si trova di fronte ai casi appunto, patologici di come approttarsi. Quindi c'è più, secondo me, una, un ruolo di natura culturale, che altro? Perché poi, in una situazione come questa di crisi economica, nel momento in cui viene permesso di poter utilizzare queste macchinette, nel momento in cui tu puoi anche limitare gli orari a 8 ore al giorno e farli su luoghi sperduti, ma poi se il soggetto è patologico ci va a giocare e non risolvi il problema. Quindi, da questo punto di vista... Eh, sono più vicino alla sinistra che tendenzialmente alcune volte è assolutamente antiprobizionista su tante cose, su questa cosa probizionista lo sono in parte anch'io però con una diciamo, eh, sfumatura anche importante di impartire anche una lezione culturale a chi gestisce e chi va allora, capisco che l'argomento che tocchiamo adesso avrebbe bisogno di più tempo chiaramente io vi chiedo di farlo in un minuto e mezzo per uno uh, parliamo della ricostruzione, parliamo del terremoto, parliamo eh, della decisione eh, da parte del governo di eh, prevedere il danno indiretto come accadde per il terremoto del 97, poi invece dall'Europa arrivano notizie meno confortanti per quanto riguarda le risorse. Ecco, se ci riusciamo in un minuto e mezzo cominciamo da, da lei, Leonelli. Ma guarda, sul danno indiretto io penso che sia stato un grande risultato dell'Umbria, sinceramente. E anche diciamo del centro-sinistra, del Partito Democratico che ha subito cavalcato questo tema sia in Consiglio regionale dove peraltro siamo stati promotori di una mozione che è poi è arrivata a una sintesi anche con le proposte dell'opposizione. Abbiamo votato una risoluzione unitaria. Perché il fatto del riconoscimento del danno indiretto. Per le attività fuori cratere, perché lei ha ragione quando parla del 97, ma il 97 parlava delle attività dentro il cratere del terremoto. Qui il problema dell'Umbria è che noi, grazie anche a una comunicazione, che è una comunicazione ormai che viaggia su internet, che viaggia sui social network, che viaggia eh, su mille eh, strumenti, eh, il danno da terremoto è sì, il danno diretto Però delle strutture, delle attività anche. All'interno del cratere che tutti conosciamo. Ma purtroppo c'è un danno enorme anche su città come Assisi, come Perugia, come eh, la zona del Trasimeno, che eh, diciamo hanno visto praticamente scomparire i turisti. Meno 70% hanno fatto le guide turistiche a marzo in Umbria rispetto all'anno prima. Guide turistiche sono partite IVA, 80 partite IVA. C è, c è. <ride> Quindi voglio dire. Su questo il fatto che sia stato riconosciuto il principio della risarcibilità di questo danno, io penso sia un grande risultato per l'Umbra e anche per il Partito Democratico che, eh, che l'ha proposto. Ora, chiudo: quelle risorse vanno incrementate perché 23 milioni non bastano. Intanto portiamo a casa il principio che è stato assicurato. no, sicuramente il, il danno indiretto è stato un importante eh, risultato ottenuto, che poi ha visto anche, anche in Parlamento non solo il centro-sinistra, ma anche il centro-destra. Che ha sostenuto questa, eh, questa misura. Eh, C'è ancora da fare perché, come diceva prima Giacomo, sono tantissime le, eh, le attività, penso, commerciali o turistiche, fuori dal cratere, che sono state completamente messe capo dal, dal, dal terremoto, però vorrei dire una cosa: la notizia di ieri è che l'Unione Europea, eh, sei nazioni dell'Unione Europea, nell'ambito della commissione, tra le quali la Germania, hanno stabilito che nella ricostruzione. I paesi coinvolti, quindi l'Italia, debbono cofinanziare la ricostruzione. Quindi hanno detto sì, vi diamo i soldi come Europa, ma dovete cofinanziarlo anche voi. Quindi questo è un chiaro esempio di solidarietà dell'Unione Europea. Quindi io voglio vedere adesso tutti gli europarlamentari che sono venuti qui a Norcia la settimana scorsa, sono venuti solo magari per mangiare il panino col, col prosciutto e farsi qualche selfie sotto la basilica. Uh, lì di Norcia in piazza bellissima, o il presidente del Parlamento europeo che è italiano, che quindi è venuto anche lì a fare delle passerelle. Perché se deve venire qua a continuare a fare solo le passerelle, meglio che non vengono. Perché voglio vedere adesso. Soggetti italiani che sono all'apice delle istituzioni europee come possono prendere una misura vergognosa e che nessuno dice. Cioè l'Europa oggi ha sancito, ha aumentato il cofinanziamento che l'Italia dovrà dare per la ricostruzione. Una cosa. Inaccettabile. Avremo occasione e modo di parlarne nelle prossime la trasmissioni. Cara, la cara lontana i cittadini dalle istituzioni europee, che so, sembrano sempre più lontane, sempre più distanti dagli interessi concreti. I nostri ospiti hanno fatto dei riferimenti temporali, diciamo che questa trasmissione eh, è stata registrata giovedì 30 marzo, così quando si dice di oggi, domani o ieri, capiamo, insomma, eh, il giorno della registrazione. Un'ultimissima domanda. E chi è più vecchio dei due, o più giovane? Lui? No, siamo tutti vecchio. lui del 79. Eh. Però tu sei lì agosto. Oh, e io di giugno e lui di agosto. Siete entrambi avvocati. Leonelli si farebbe difendere da squarta. sì, perché no? È un uh, coriace, sa fa far valere le sue buone ragioni. Lei squarta? Sì, ma poi ci conosciamo da vent'anni. Quindi si fida a livello professionale e si farebbe difendere assolutamente. Assolutamente. Sì, assolutamente sì. Dove sbaglia Leonelli? Ma Leonelli, <ride> Leonelli poi in realtà, sì, no, le, risposte le cose, secche, è, è, il adesso, però è anche vicino sui salti tematici al centro-destra. faccio ora okay. Leonelli, dove si Sbaglia, fa certe affermazioni perché io, diciamo, ho sempre mantenuto la mia linea coerente da quando ho cioè, 17 anni mi fronteggiavo con lui. Che io ero rappresentante al classico. e Lui, allo scientifico, quindi. è vero. Acquisterebbe la sua auto usata? Oddio, questo non, non so che macchina ha, Sì, ma tendenzialmente sì, si fida dei chilometri, ma non li scarica ma via su se non, se non ci fidiamo un po' tra sì, noi sì. rappresentanti lei, delle lei la acquisterebbe ho visto la penso. macchina che c'è carina sì, sì, la quindi la prenderebbe no, non abbiamo altro tempo mi sarebbe piaciuto parlare di politica anche delle ultime situazioni che, si sono, eh, che sono arrivate anche all'interno del Consiglio regionale non c'è più tempo non mi resta che ringraziare Marco Squarta dei Fratelli d'Italia e Giacomo Lunelli del Partito Democratico per essere stati ospiti di questa trasmissione. A voi grazie per averci seguito. L'appuntamento alla prossima settimana.